Nuovo appuntamento negli studi di Web TV di Sarno Notizie. Ospite nostro questa sera il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora. Tracceremo un po' il quadro di quello che si presenterà da qui a breve per la città di Sarno. Parleremo di elezioni, rinnovo delle amministrative per il 2019. Insomma, Sarno si sta preparando a questa tornata elettorale, forse si sta preparando, forse non si sta preparando, se ne parla a volte anche poco in questi ultimi mesi, se ne sta parlando poco. Ebbene, io le faccio una domanda secca: è lei il candidato sindaco del centrosinistra? Beh, penso proprio di sì, fino a prova contraria sono io il candidato del centrosinistra per il prossimo quinquennio. Se ne parla poco perché probabilmente è così da per scontato, ecco. Però insomma sì, sono io il candidato sindaco della prossima tornata elettorale, che è poco più che dopodomani, insomma. Esatto, in politica il tempo è estremamente veloce, cammina rapidamente come i treni dell'alta velocità, insomma. Sì, perché quello che si sta notando è un agro sarnese nocerino abbastanza vivace da questo punto di vista con le elezioni amministrative. Sarno sembra essere un po' un passo indietro. Si è notato questa indecisione probabilmente nel centrodestra, che insomma ancora c'è, però non c'era nemmeno l'ufficializzazione da parte del centrosinistra del proprio candidato. Probabilmente in tanti si aspettano che il sindaco uscente tenti di restare in a Palazzo San Francesco, ma tanti si stanno chiedendo anche quali saranno i gruppi che supporteranno Giuseppe Canfora. Ricordiamo, nel 2014 ci fu Partito Democratico, Impegno e Passione, la sinistra con Canfora. Per il 2019 che cosa dobbiamo aspettarci? Ma per il 2019 proponiamo la filiera istituzionale che ci ha visti vincenti in provincia e che ci ha visto vincere anche in Regione Campania. Penso che quello sia il modello a cui ci riferiamo, ma per ovvi motivi politici, nel senso che c'è un'alleanza tra forze di sinistra e forze moderate. Questa alleanza ha prodotto buoni risultati sia a livello dei vari comuni dove le forze di centro-sinistra governano, sia a livello provinciale e sia a livello regionale. Noi abbiamo una coalizione che parte la riproponiamo così come nel 2014, liste civiche che costruisce il sindaco, ma di ispirazione moderata e di ispirazione progressista, e poi una lista del Partito Democratico, una lista che fa capo a Campagna Libera. Ci auguriamo che in questo scorcio di tempo, prima ancora della competizione, riusciamo anche a chiudere un accordo politico, così come dicevo in premessa, anche con l'Unione, con l'UDC, insomma, che fa capo all'amico Corrado Matera, all'assessore Corrado Matera, e che vede la stessa forza politica in maggioranza sia a livello provinciale, come è sempre stato, sia a livello di Regione Campania. Mi sembra che in questi 5 anni di consigliatura Canfora, sia al comune che alla provincia e di Regione Campania con l'onorevole Vincenzo De Luca, credo che queste amministrazioni nei vari livelli istituzionali hanno lavorato bene per i nostri territori. Sindaco, lei aveva già anticipato che si sta lavorando già alle liste. In queste liste troveremo persone che sono state al suo fianco già insomma in questi anni di amministrazione. Chi in linea di massima troveremo in queste liste? Ma quasi tutti i consiglieri uscenti si ricandideranno tutti. Quasi tutti, tranne qualcuno, ma non certamente per motivi politici, ma semmai per altri motivi personali, familiari, insomma. Quindi va da sé che qualcuno non si ricandida, sicuramente non si ricandiderà, ma la maggioranza, ecco, dei candidati si riproporranno così come si sono
proposti già nel 2014. Anzi, c'è una grande voglia, una grande volontà di ricandidarsi, ma soprattutto per continuare il lavoro che è stato svolto in questi 5 anni. Credo che questa sia stata una delle amministrazioni più stabili che a mia memoria ricordo. Non credo che questa, e la stabilità la si vede poi soprattutto sui risultati governativi raggiunti. La stabilità è il punto fermo attraverso il quale si possono raggiungere gli obiettivi programmatici, altrimenti se incominciano conflitti, fibrillazioni, guerriglie, per cui alla fine si lavora esclusivamente a ricomporre i quadri politici, ma non si danno risposte alla città e ai cittadini. Credo che invece in questi 5 anni il valore della stabilità sia stato probabilmente il primo grande obiettivo raggiunto dal primo momento fino ad oggi. Stabilità sicuramente, perché insomma è un dato oggettivo che non ci siano stati dei grandi stravolgimenti, no, in giunta, grandi insomma rimpasti, ma diciamo delle sostituzioni quasi fisiologiche di qualche assessore che insomma è andato via anche abbastanza tranquillamente. Però è vero anche che in questo ultimo scorcio si sta parlando di qualche problemino all'interno della maggioranza. Si parla del presidente del Consiglio Comunale Maria Rosaria Liberti, si parla del suo vice sindaco Gaetano Ferrentino e si parla insomma di rapporti tesi, sembrano anche abbastanza evidenti. Sta cercando insomma di recuperare, sta cercando, o lei smentisce completamente queste voci? No, non smentisco assolutamente queste voci sono alquanto reali. Il mio vice sindaco, al quale va tutto il mio apprezzamento, perché il vice sindaco ha lavorato bene, benissimo. Io devo ringraziare tutta la mia giunta, tutta la mia maggioranza, il mio vice sindaco, perché in questi anni non hanno fatto minimamente sentire la mia mancanza. E mentre lavoravo sia in provincia sia come presidente dell'Unione delle Province Italiane della regione Campania a livello nazionale, e beh, insomma, qui c'erano uomini e donne che lavoravano per il bene della città. Credo che in questo momento, per quanto riguarda gli uomini del Partito Democratico, ecco, insomma, che poi sono abbastanza brillanti tutti quanti loro, ognuno per le sue competenze, ognuno per le sue conoscenze, ognuno per il suo sapere, beh, probabilmente c'è, come dire, una sorta di effervescenza, ecco, una sorta di effervescenza sentita, molto sentita, per quanto riguarda la prossima tornata elettorale, e quindi qualcuno in più, qualcuno in meno, o un po' tutti quanti stanno alla ricerca di una visibilità maggiore. ma penso che questo sia anche, come dire, connaturale alla politica, perché in politica bisogna anche essere ambiziosi, necessariamente bisogna essere ambiziosi, perché la politica è un terreno minato, un terreno molto, molto difficile, dove anche chi primeggia deve saper primeggiare, ecco, perché altrimenti possono nascere conflitti, fraintesi, frizioni e un po' di guerriglie. Però credo che sono uomini, mi riferisco un po' a tutta la maggioranza, ecco, anche gli amici di Impegno e Passione, sono uomini e donne maturi, ecco, insomma, per cui anche un po' di conflitto, ma funziona bene. Il problema è chiarirsi, il problema è parlarsi. Confronto in questo momento un tantino più forte, più presente, più corroborante anche con lo stesso vice sindaco, non soltanto da parte del sindaco, ma da parte un po' di tutti gli assessori, un po' da parte di tutti i consiglieri di maggioranza, potrà sicuramente far bene e potrà sicuramente rimettere tutti quanti in riga.
In questi anni c'è stata una posizione molto molto critica, è stata quella dell'ormai ex consigliere comunale Massimiliano Tresca, che insomma l'ha appoggiato in campagna elettorale, parliamo della sinistra con Canfor, è uscito dal consiglio comunale lasciando insomma dietro anche una dichiarazione molto forte e molto critica nei suoi confronti, nei confronti della sua giunta, nei confronti proprio della maggioranza. Che cosa pensa in questa tornata elettorale, di aprire ancora al dialogo o insomma è un dialogo che non è possibile in questo momento? Ma innanzitutto gli dico, Massimiliano rimane un amico, rimane sempre una persona a me cara, sia chiaro, insomma, cioè in politica si possono anche fare delle scelte completamente diverse, essere critici, sbattere la porta e andare via, però poi bisogna sempre conservare un rapporto di stima reciproca e di rispetto, quindi tanto per chiarire. Dopodiché io non mi ha dato mai la possibilità di replicare, perché non ci si dimette e si va via. Cosa posso dire all'amico Massimiliano? È stata una sua isolata presa di posizione, perché tutto il gruppo non lo ha seguito. Insomma, la sua scelta non è stata una scelta politica del gruppo, è stata una scelta di Massimiliano Tresca. Sindaco, cosa pensa del centrodestra in questo momento, che fa fatica a trovare un'unione, a trovare un unico nome da portare insomma come candidato sindaco, e quindi sembra anche che in questo momento il centrodestra vada verso la divisione anche quest'anno, anche stavolta? Io abitualmente non parlo del campo dell'avversario, francamente, cioè io abitualmente costruisco nel mio campo, insomma. La domanda però certamente non può essere evasa. Beh, credo che il centrodestra paghi le inconcludenze che vengono da lontano, insomma, quindi paghi errori strategici, insomma, che non sono del presente, appartengono già al passato. Probabilmente nel 2014 ho vinto perché non erano coesi già allora. Oggi per loro è un tantino più difficile perché nel frattempo le geografie sono cambiate completamente da un punto di vista politico, il contesto è completamente diverso, quello nazionale, a cui il centrodestra il più delle volte si ispira, anzi, insomma, è logico che sia così. La Lega non era attestata al 30%, oggi è attestata al 30%. Molti del centrodestra oggi si ascrivono alla Lega e non so quanto gli elettori di centrodestra credono in questi trasformismi, insomma, quindi penso che i problemi che devono risolvere non sono soltanto quelli di rappresentanza sindacale, sono problemi sicuramente molto più seri e molto più profondi di contenuti, e credo che nei 10 anni di governo di centrodestra in questa città, il centrodestra abbia perso la capacità di governo e la capacità di proponimento, perché tanti, troppi problemi non sono mai stati risolti. Bene, ringraziamo il sindaco Giuseppe Canfora, che è stato ospite nostro qui a Sarno Notizie, lo aspettiamo per il prossimo appuntamento e insomma approfondiremo ancora di più le tematiche politiche qui nella città di Sarno.